Per quale motivo ha scelto di venire a Fano? Ma io sono un fanese, attualmente abito al, diciamo al, in Nord Italia. E che cosa farete a Ferragosto? Ma a Ferragosto, come tutti gli anni, la passiamo insieme dagli amici a casa, questi dei nostri amici, a mangiare e passare in compagnia e in tranquillità e allegria. Da quanti anni vieni a Fano in vacanza? Da quando sono nato, da 30 anni. E all'inizio solo perché c'erano parenti a cui sono molto legato, ma poi negli anni anche amici, molti amici, la fidanzata, e perché serve venire qua a staccare la spina, si sta proprio bene, ci si rilassa, è tutta un'altra vita, un altro ritmo rispetto a quando sono su a Milano. E poi comunque è una città che offre tanto, Fano. Assolutamente, e non solo d'estate. A Ferragosto che cosa farai? Sarò qui. Sarò qui al mare come sempre. Abbiamo sentito parlare molto bene di Fano da tanti nostri amici, del borgo medievale che è al centro della città, e quindi incuriositi siamo venuti a fare questi 15 giorni di vacanza qui a Fano. Come vi trovate? Ah, molto bene, il mare è pulito, l'ambiente è bello, l'ospitalità, le persone sono molto gentili, quindi bene. Che cosa farete a Ferragosto? A Ferragosto mangeremo in spiaggia a mezzogiorno e la sera andremo a cena, comunque staremo qui a Fano. Molti milanesi a Fano, perché? Perché Fano è una città storica, è una città bellissima, c'è poca gente, ad agosto penso che sia una delle poche città di mare vivibili, senza troppa confusione, il mare come vedete è meraviglioso e quindi consiglio a tutti di venire a Fano. Il mio legame con Fano nasce tramite mia sorella. Mia sorella conosce Fano grazie ad un'amica. E lei si innamora di questa cittadina, ritorna nel periodo estivo e contagia me. Da quel momento tutti gli anni noi veniamo a Fano perché qui c'è un pezzo del nostro cuore, quindi un pezzo del nostro cuore a Genova, la nostra città nativa, e un pezzo è qui a Fano, questa cittadina incantevole, accogliente, tranquilla ma allegra. Perché vieni a Fano? Perché ho il moroso a Fano e allora vengo a farmi un po' di vacanze qua al mare. Che cosa farete a Ferragosto? Giocherete a beach? No, a beach no, un po' di tregua, faremo una grigliata insieme con gli amici in collina e ci divertiamo così. La volta che sono venuta a Fano, agosto 1960, perché ero fidanzata con Nino Monaldi di Fano. E anche se avevamo una casetta vicino Roma, alla Dispoli, al mare, però sempre un mese venivamo a Fano per incontrare mio marito, per incontrare i suoi parenti praticamente. Io che vengo da Roma, devo essere sincera, sono felice perché sto in tranquillità, perché io a Roma sto vicino San Pietro, quindi una zona molto frequentata da turisti eccetera, quindi io a Fano cerco la tranquillità, ecco, e l'ho trovata.